Conte, Casa d'Aste, Sarra Milano. Per Milano, numero 1, la Sita di Mario A. 2, Giulia Rossi. 4, Federica Conferenzo. 7, Roberta Cattegliano. 10, Giulia Mattelini. 11, Martina Tagliato. 13, Valentino Lui. 17, Cecilia Albano. 18, Tutti Forti. 21, Federica 5, Ludovico Rossini. 14, Valentino Giudici. Allenatore, Franz Ugo Pinocchi. Assistente, Andrea Cinelli e Maurizio Pazzetto. Della Ritmeria Gianni Cantella. Numero 4, Paolo Morillo.
Thank you.
Concentramento internazionale per accedere alle finali nazionali.
Si chiude il campionato di Serie 2 per Marghera ai quarti di finale playoff. La partita in casa è finita 61-58 per Milano. Una partita che ha chiuso il campionato, ma delle parole sul campionato. Campionato strepitoso, perché eravamo partiti per salvarci anche all'ultima giornata, invece abbiamo fatto i playoff, ci siamo tolti un sacco di soddisfazioni, abbiamo visto le ragazze del settore giovanile crescere, vedere un tipo di lavoro diverso da quello a cui erano abituate e giocare un quarto di finale playoff perdendolo all'ultimo secondo quasi. Ecco, diciamo proprio per come è andato il quarto di finale playoff, il quinto posto che eravamo in comproprietà con altre due squadre, però ce lo siamo meritato. Sì, sì, era una bagarre, è stato difficile comunque conquistare i playoff e poi ce la siamo comunque giocata, perché anche stasera insomma la partita è stata complicata, perché con l'uscita di Striulli la sua mancanza si è sentita, però le ragazze poi avevano anche recuperato e poi abbiamo finito il campionato come l'abbiamo cominciato, cioè non mollando mai e gettando il cuore oltre l'ostacolo. Tullio Coccia, general manager di Marghera, un buon campionato della squadra che anche questa sera è stato confermato. Direi sicuramente un campionato ottimo, sopra ad ogni nostra migliore prospettiva. Posso dire, però devo dire che le ragazze sono state veramente brave, stasera in modo particolare hanno cercato in ogni modo di vincere. Io però vorrei ricordare in modo particolare il nostro allenatore, Iurlaro Francesco, che questo campionato l'ha portato avanti alle nostre ragazze che sono maturate, le nostre ragazze giovani che sono del 97, 98 e 2000 e si sono dimostrate di poter stare tranquillamente in campo. Quindi un bravo particolare al nostro allenatore.